Sole in faccia parte, stiamo tornando a casa e davanti a noi abbiamo due ciclisti vestiti da ciclisti tipo Giro d'Italia che stanno intralciando il traffico. Naturalmente, ma questi ancora poco, stavano solo un po' larghi. Quando ci sono quelli in gruppi, naturalmente sempre sabato e la domenica, infatti sono i Certo. ciclisti della domenica, messi in gruppi, tutti vestiti da Giro d'Italia, pieni di sponsorizzazioni che neanche Pantani era così, e eccone un altro di là, Altro. che giusto per fare la sfilata e rompere le scatole a chi va in macchina. Io sono un ciclista, lo Ma sapete, anch'io vado perché... in bicicletta. Sì, ma io ho provato a fare anche viaggi, anche a trovarmi sull'autostrada in Sicilia, che avevo sbagliato strada. Però non mi sono mai permesso di stare in mezzo alla strada e se c'è dietro qualcuno che mi suona perché magari lui ha fretta, deve andare al lavoro, io mi giro, magari faccio i gestacci, come mi è successo a me come autista, di stare dietro a dei ciclisti che non ti fanno passare, ti fanno i gestacci. Oh, ma dove siamo? No, Ma... lì è proprio maleducazione, perché comunque, cioè, si può andare in bici, anch'io adoro andare in bici, però voglio dire, stai nel tuo, non andare a intralciare la strada ad altre persone, cioè. ma loro hanno la bicicletta da corsa perché l'hanno pagata 2000 euro, quelli che si vantano di avere la bicicletta costosa. C'ho una grazia allarme che mi hanno riciclato. Ma io ho la mountain bike da 150 euro, lo sapete. L'avete vista la mia rock No, rider? io Però c'ho. questi qui, questi ciclisti, sono come quelli, ecco, anche questo davanti, Ok. col Però questo era SUV. un Ecco, autista col gli SUV. autisti col SUV, quelli con le macchinone, sono paragonabili ai ciclisti con la bicicletta da corsa, la bicicletta lussuosa, che siccome loro hanno il mezzo costoso, allora tutta la strada È pensano che sia loro, eh. loro. Oppure che devono parlare bellamente dei cavoli loro stando in doppia, tripla fila. Cioè, scusate, la strada non Quello è vostra. equivale a quelli che guidano col telefonino. O quelle che si truccano. Sì, anche. Cioè, ma come fai a metterti il mascara mentre stai guidando che se inchiodi te lo trovi in un occhio? E c'è lo spettacolo splatter, cioè. Bellissimo! Scusa, è vero, eh? Va, poi mi fanno il video, visualizzazioni su YouTube, sono soldi, Infatti, quasi. Film Infatti, horror. quasi quasi. Io non No. mi candido a farlo come persona, eh. No, però, boh, ciclisti, sia ciclisti che automobilisti, Sì, abbiate esatto. un po' più di rispetto reciproco, E poi perché... soprattutto i ciclisti che fanno i gestacci, attenzione perché non puoi sapere la reazione dell'altra persona. Ci sono anche gli automobilisti che fanno i gestacci, anzi, ci sono automobilisti che anche solo se vedono un ciclista lo puntano, perché il ciclista va tirato sotto, Che a poi non è vero, prescindere. cioè magari lì, poverino che si sta facendo i fatti suoi nel suo angolino, anch'io, cioè la bici la uso tantissimo. Adesso poi in primavera in estate che vado anche a fare shopping in bici. Infatti. Ma tutto, perché andare in macchina? A parte fare un viaggio lungo, ma si sta in città, però ecco, tutta sta gente, c'è la guerra sempre fra ciclisti e automobilisti, sempre su sti fatti, e i ciclisti che occupano la corsia e gli automobilisti che li vogliono stirare. Ma andate tutti un po' più calmi, Esatto. rispettate il codice della strada e rispettate gli altri che stanno sulla stessa strada dove state voi. E Va bene. basta fare così È tutto a e posto. tutti i litigi non ci sarebbero più. Va bene, allora noi torniamo a casa, anche perché abbiamo dormito male entrambi. Sì, non si sa perché, Mi ma... sono interrotto io. succede. Succede quasi sempre. E niente, quindi allora al prossimo vlog. Ciao ciao.